Mentre il Ministero prepara le linee guida per il nuovo anno scolastico, ultimi giorni degli esami di maturità per i candidati degli istituti superiori. Si concluderanno martedì 30 gli esami di maturità per i candidati dell'ultimo anno degli istituti superiori del Molise, prove iniziate lo scorso 17 dinanzi ad una commissione composta da 6 docenti interni e dal solo presidente esterno. Nella discussione, oltre alle prove di indirizzo diverse per ogni scuola, anche cittadinanza e Costituzione e il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento. Un esame in presenza, alla presenza soprattutto di 6 commissari interni e un presidente esterno. E questo un po' a tutela e garanzia della serenità dei maturandi. Vi sarà un unico colloquio, un colloquio orale che articolato in 5 step. Una prima parte dedicata alla discussione di un elaborato delle discipline di indirizzo, quelle che poi sarebbero state oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato, una seconda parte sull'analisi di un testo di lingua e letteratura italiana, poi gli spunti materiali proposti dalla Commissione ed infine l'esperienza di PCTO realizzate nel triennio e di cittadinanza e Costituzione. Non sono previsti alunni con giudizio sospeso, quindi non si svolgeranno gli esami per la sospensione del giudizio. Intanto la bozza delle linee guida per il rientro a metà settembre degli alunni non convince gli addetti ai lavori. In essa la riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento, frequenza scolastica in turni differenziati, attività didattica in presenza e digitale integrata per le scuole medie e superiori. Sono alcune delle proposte avanzate dal Ministero dell'Istruzione per la ripartenza dopo l'estate. Le scuole potranno poi valutare l'opportunità di effettuare la refezione scolastica in 2 o più turni per evitare l'affollamento dei locali. Il piano non contiene però indicazioni operative, ma si limita ad elencare le possibilità offerte dalla legge sull'autonomia, senza assegnare ulteriori finanziamenti e senza attribuire ai dirigenti la libertà gestionale. Sonora bocciatura alle linee guida dall'Associazione Nazionale dei Presidi sulla ripresa delle lezioni a settembre.